Noi abbiamo una legge e in base a questa legge quest'uomo deve morire. Così pensavano di togliere la vita a colui che è l'autore della vita, a colui che ci rivelò Dio facendoci cogliere il suo volto misericordioso, il volto dell'unico Dio che non è chiuso in se stesso, ma che si rivela come Padre, amore, altissima donazione. Invece di applicare la vera legge, applicano la legge dell'odio. Non accade anche oggi, in certe parti del mondo, quando in base ad una legge si uccide. L'uomo che, invece di affermare di essere creato a somiglianza di Dio o amore, scrive leggi di terra e come terra calpesta il suo prossimo.